video analizzeremo una sfida tratta dalla competizione per il titolo mondiale che si è avuta nel 1990 tra Garry Kasparov e Anatoly Karpov in particolare questa è stata la quinta e ultima volta che questi due giocatori sono fronteggiati per questo titolo in particolare vedremo la partita numero 20 che a pochissime partite, a cinque partite dalla fine della competizione, vedeva ancora Kasparov soltanto in lieve vantaggio rispetto al proprio avversario e che quindi significò la svolta per questo torneo. Karpov iniziò la partita nella mentalità di dover vincere per forza questo scontro, anche perché un pareggio non sarebbe servito a niente se non a prolungare la propria agonia. Tuttavia ben presto ci si renderà conto che la patta è l'unica cosa alla quale può aspirare in questo incontro. Tra l'altro, questo match mondiale giocato a Lione in Francia fu anche teatro di una delle prime vere e proprie controversie di Kasparov nei confronti della politica russa. Difatti, si rifiutò addirittura di eh, giocare sotto i colori della bandiera sovietica, ma adottò una vecchia bandiera della Russia. A tre colori, che guarda caso è stata proprio quella che venne adottata dopo lo scioglimento dell'Unione Sovietica. Ma vediamo quindi come si è svolto questo interessantissimo match. In questa partita Kasparov è il conduttore dei bianchi e Karpov quelli dei neri. Si inizia con un'apertura spagnola, come era successo nella maggior parte degli altri incontri in cui ehm, Kasparov aveva giocato con il bianco. Questa apertura è caratterizzata da queste mosse con la finale alfiere B5 in modo da disturbare questo cavallo. Nello scegliere la difesa Morphy, che consiste nello spingere questo pedone in modo da porre una seria domanda a questa alfiere, che si dovrà o ritirare. Ma è fortemente sconsigliato perché è una mossa doppia per portare l'alfiere in una posizione in cui sarebbe dovuta andare in una mossa sola o ritirare l'alfiere in A4 mantenendo sempre una certa pressione sul cavallo oppure cambiare e qui Kasparov gioca alfiere A4 quindi mantenendo la pressione a questo punto seguono tutta una serie di mosse di sviluppo comuni per questa apertura cavallo F6 rocco corto alfiere E7 al solito vedete questo pedone sembrava in presa ma sarebbe seguito dopo cavallo per pedone torre 1 e insomma eh, il bianco avrebbe ripreso abbastanza facilmente il materiale perso guadagnando di sviluppo quindi il nero qui gioca invece al e 7 che è una mossa totalmente comune per questa apertura torre e 1 ovviamente il bianco comincia già a mostrare una certa pressione nel centro addirittura con la torre b5 Qui il nero guadagna spazio e respinge l'alfiere che è in A4. Che si rifugia in B3. Che è comunque è una buona casa perché sta mirando al punto debole del nero F7. Pedone D6 apre la via per questo alfiere che eventualmente sarebbe stato ponibile anche in, in, in B7. Comunque diciamo, risulta sicuramente più attivo sulla nuova diagonale. C3 con l'idea poi di, di spingere nel centro guadagnando appunto un, posizion un posizionamento centrale, spingere il pedone D4 e quindi contestare quest'altro pedone del nero. Qui il nero anch'essa arrocca, quindi mette il re al sicuro e H3. Questa mossa ha lo scopo di impedire il naturale sviluppo dell'alfiere campo chiaro del nero sulla casa G4. Quindi qui il nero cambia un parte idea e sviluppa invece l'alfiere in B7 quindi aumentando la pressione su questo punto del bianco, quindi sul pedone E4. Qui il bianco aveva promesso questa spinta, ora la fa, pone il pedone in D4 e minaccia di aprire il centro. Il nero prima di aprire sviluppa un altatore verso il centro quindi aumentando quindi la pressione in questa zona della scacchiera. Cavallo D2 il bianco continua a sviluppare un pezzo, si chiude parzialmente questa alfiere, comunque può non cavallo in questa posizione che potrà essere utile per la difesa del punto E4. Alfiere F8. Qui tra l'altro siamo ancora praticamente in apertura, queste sono tutte mosse molto tipiche per la partita spagnola. Fino a qui niente di strano, questo alfiere ovviamente si sposta in F8 per dare via libera alla torre A4 qui invece di cambiare il nero preferisce sviluppare e guadagnare un po' di spazio sul lato di re spingendo questo pedone evitando eh, il posizionamento dei pezzi bianchi nella casa G5 un po' come aveva fatto il bianco riguardo alla casa G4 Al C2 che rafforza la difesa sul pedone 4 e si prepara poi a un futuro attacco su questa diagonale e per D e, e C per D una prima semplificazione al centro che allenta un attimino la pressione sul, sul punto D4 del bianco ma comunque apre questa pericolosa colonna che ora è semiaperta per la torre nera e di fatti il nero ha già due attacchi su questa colonna probabilmente un terzo potrà avvenire presto una volta che sarà mosso questo cavallo quindi potrebbe essere un punto molto cruciale per il resto della partita cavallo b4 di questa mossa apre il terzo attacco del nero sul pedone in più minaccia di cambiare questo prezioso alfere campo chiaro del bianco che è sicuramente l'alfere dei 2 che è più buono per il bianco visto che l'alfere campo oscuro è ancora completamente chiuso dai propri pezzi Qui il bianco ritira l'alfiero in B2 perché non lo vuole perdere ovviamente e vuole comunque mantenere la difesa di questo pedone C5, nero continua a svilupparsi sull'ala di donna cercando di aprire probabilmente un'altra un colonna ad esempio se questi due pedoni venissero scambiati probabilmente il bianco si ritroverebbe un pochino a disagio con tutte queste colonne aperte tutti i pezzi che stanno mirando sui, sui propri Ovviamente il bianco mh, non è in grado ancora di aprire le colonne e spinge il pedone in D5 che automaticamente blocca anche l'attacco dell'alfiere sul pedone E4. Cavallo D7, ovviamente volendo ricircolare poi il cavallo in questa posizione più attiva. E torre a 3, libera la torre, ovviamente la strada verso il centro scacchiera da questo lato era completamente sbarrata dai propri pezzi, pensa meglio di ricircolarla seguendo questa via. Ora la mossa di cavallo precedente del nero aveva anche reso possibile questa spinta. Qui il nero rompe gli indugi, cerca di aprirsi questa, questa colonna avendo i propri pezzi più, più pronti a subentrare. Sulla colonna E rispetto a quelli del bianco che sono un po' più bloccati. Quest'ultima molsa ha altresì il pregio di minare l'unico difensore al momento di questo pedone di 5 che, una volta eliminato il pedone E4, potrà essere facilmente catturato dal nero. Tuttavia, il nero però si indebolisce molto questa diagonale e, in particolare le linee d'attacco sul proprio re sono aumentate e quindi aumenta il pericolo della posizione del proprio re. E se fino a questo punto tutte le mosse più o meno sono apertura comune, la mossa successiva che fa Kasparov è una novità, ossia è stata giocata veramente pochissime volte prima di questo evento. E la mossa è torre A e 3, porta entrambe le torri su questa colonna centrale, quindi risolvendosi un po' il problema dell'eventuale apertura prematura di questa colonna. Un'altra mossa che poteva fare il bianco tipicamente in questa occasione era cioè, cavallo h2, era probabilmente la più giocata fino a quel tempo. A questo punto segue cavallo f6 che aumenta ancora di più gli attacchi su questo pedone che se non fa qualcosa ovviamente cadrà. Cavallo h2 che prepara il cavallo per essere posizionato in g4 in futuro, una volta che questo pedone se ne va, e re h8. Qui Karpov prende l'occasione per mettere un po' più al sicuro il re spostandolo da questa pericolosa diagonale. Tuttavia forse avrebbe fatto meglio a catturare questo pedone con f per e4, qui sarebbe seguita cavallo per e4, cavallo per e4, un, un discreto scambio di materiale alfere per e4 che però è abbastanza pericolosa perché minaccia un attacco di scoperta sulla torre bianca qui praticamente il nero è costretto a giocare donna d7 e diciamo la situazione non è molto chiara non, non sembra così poi in vantaggio come poteva sembrare a prima vista il nero ad ogni modo dopo re h8 Viene giocata B3 con l'idea di rafforzare questo pedone eventualmente in futuro in modo da poter liberare questa donna dalla difesa del pedone A4. E qui segue B per A4. Eventualmente poteva essere ancora una buona idea catturare questo pedone prima ancora di eh, sciogliere il dilemma sul pedone A4, in modo che dopo cavallo E4, cavallo F per D5. A questo punto il nero si rifaceva su quest'altro pedone, quindi guadagnava un pedone. E dopo Torre G3 il bianco, però a compensazione di, di, di posizione del materiale per il pedone perso. Infatti, tutti i suoi pezzi sono abbastanza diretti al re avversario, mentre quelli del nero tendono piuttosto ad agire sul uh, lato di donna che sul lato di re. Ovviamente, quindi luce di Show è stata giocata B per A4. B per A4 C4. Ecco che eh, il, il nero ha questo pedone passato e, e lo spinge. A questo punto, probabilmente la spinta sembra un po' prematura. Ad ogni modo, il bianco non lo può catturare subito perché seguirebbe F per E4 e dopo alfiere per E4 essendo un pezzo del bianco andato via dalla difesa della casa E4 seguirebbe donna C7 che attacca questo cavallo e probabilmente molto presto il nero si potrà rifare su questo pedone, sul pedone di 5 del bianco, quindi la situazione torna praticamente in parità. Quindi, dopo C4 viene giocata Alfiere B2. Un'ottima mossa che pone in una posizione molto più attiva l'alfiere Camposcuro e attacca in linea diretta il re avversario. F per E4. Prende questo pedone che, però, ovviamente è molto difeso dal bianco che può giocare cavallo per E4. E il nero, però, si rifà invece che su, direttamente sul cavallo, sul pedone in. In D5 quindi apparentemente guadagna un pedone, inoltre minaccia questa torre. Tuttavia, se vedete, tutti i pezzi del nero stanno un po' spostandosi su, sul lato di donna. Di attacchi verso il re bianco ce ne n'è veramente pochi al momento, per questo motivo, il bianco può giocare Torre G3 un po' come avevamo visto prima, aumentando ancora più gli attacchi vicino al re avversario. Qui, Karpov gioca torre Torre 6 aggiungendo quindi un difensore a questo pedone del nero e preparandosi a eventualmente raddoppiare o triplicare i pezzi sulla colonna E. Cavallo G4. Il bianco quindi finalmente riporta il proprio cavallo in una posizione più attiva e qui probabilmente la prima mossa sbagliata di Karpov. Donna E8. La donna in E8 non è molto attiva perché a questo punto il, il nero avrebbe bisogno di più difesa intorno al proprio re e la donna in E8 praticamente non influisce in nessuno di questi punti almeno non in maniera diretta. Probabilmente era meglio cercare di sbarrare in parte la strada al bianco giocando cavallo D3 che si fa perdere un pedone al nero tra l'altro un pedone che aveva in vantaggio a quel punto, ma dopo donna e 7 qui il nero ha già raddoppiato sulla colonna E, quindi questo cavallo è inchiodato dall'attacco che c'è sulla, sulla torre che è dietro, e quindi il nero riprende l'iniziativa. Ok, quindi dopo donna e 8 al bianco viene data la possibilità di giocare il primo sacrificio. Cavallo per h6, infatti, vediamo un po' che succede a seconda di cosa gioca il nero. Diciamo, se il nero accetta il sacrificio con torre per h6, segue cavallo per d6. Questa mossa di cavallo è piuttosto interessante perché apre un attacco di scoperta della torre sulla donna avversaria. Infatti, la torre che prima era in e6 è andata a catturare il cavallo in H6, quindi non copre più la donna. Una mossa sensata del nero a questo punto che ha un pezzo di vantaggio, pare essere, ad esempio, donna D7 perché difende l'alfiere che è attaccato dal cavallo e inoltre anche aumenta le, le difese sul punto G7 che comincia a essere abbastanza debole. Ma qui il bianco può giocare donna G4 che ha il merito di andare a disturbare questa donna. Supponiamo che il nero faccia una mossa abbastanza sensata, che è quella di togliere l'alfiere dalla minaccia del cavallo. Qui il bianco può giocare torre e 6, che si interpone sulla linea d'attacco della donna, ad ogni modo, che, questa torre è impresa, ovviamente, perché ha due pezzi che l'attaccano, uno solo che la difende. Questa mossa ha lo scopo di o deviare la torre nera dalla colonna H o la donna dalla traversa 7. Qui la mossa migliore per nero è catturare con la donna, ma qui segue Alfiere per g7, scacco. Infatti i difensori della casa g7 sono diminuiti di un'unità e il bianco può prendere con scacco. Qui ovviamente se nero ricattura l'Alfiere subisce matto con donna per g7, quindi dovrà spostare il re. E lo sposta, però, ovviamente, nell'unica posizione possibile, che è una posizione molto brutta, perché a questo punto può subire scacchi di scoperta. Infatti, abbiamo alfere per H6, scacco di scoperta. Qui il nero farà bene a catturare la donna, se non vuole che il, il bianco la catturi a sua volta. Il bianco riprende con scacco. Qui praticamente l'unica è frapporre l'alfiere, a questo punto si cattura e qui praticamente il nero entra in uno scaccomatto forzato che si conclude con questo scaccomatto di scoperta dall'alfiere. Alternativamente alla mossa Donna D7. Abbiamo visto dopo cavallo per D6, donna D7. Alternativamente a questa, la migliore per il nero è donna H5. Qui abbiamo il bianco che sta minacciando questa alfiere, ma eh, come abbiamo visto, il nero ha problemi più seri a cui pensare. Difatti a questo punto il bianco può fare comunque torre G5. Vediamo che questa torre non può essere presa perché altrimenti il nero cade in questo attacco doppio. Quindi, in pratica, il nero dovrà muovere nuovamente la donna. E la miglior cosa è cambiare la donna avversaria. A questo punto, invece di ricatturare immediatamente, il nero può sfruttare questo attacco doppio, siccome la donna nera non è più in H5, forzata mossa di re. Qui abbiamo. Il pedone è inchiodato dalla presenza della torre, quindi il bianco può catturare con scacco ancora questa torre, quindi riguadagnare parte del materiale perduto. Il re torna in, in H8 e a questo punto il bianco cattura la donna. Quindi se facciamo caso, qui il bianco avrebbe già riguadagnato praticamente il materiale perso: perché il nero ha quattro pezzi leggeri e una torre, il bianco ha tre pezzi leggeri, però due torri. Quindi con quanto materiale qui il bianco è in vantaggio. Ad ogni modo c'è un'ultima risorsa che è il nero, quella di spingere il pedone in C3 che chiude la diagonale di attacco sul re avversario e quindi schioda questo pedone che ora può catturare il cavallo. Quindi qui sembra che il nero possa riguadagnare un pezzo. Tuttavia ciò cioè non è vero perché prima il bianco leva il cavallo dalla casa impresa con questo scacco. Qui abbiamo questa mossa forzata di re che comunque riattacca il cavallo, quindi il bianco ha ancora due pezzi sotto, ma qui il bianco ha un'altra risorsa. Infatti può porre l'alfere in G6 che contemporaneamente difende il cavallo e minaccia uno matto nelle due mosse successive con torre H5 e poi torre H8. Quindi il nero non può prendere questa alfere ma deve difendere questa casa dall'entrata della torre. Per cui qui il nero cattura il pedone, a questo punto il vantaggio per il bianco è così forte che non c'è più niente da fare. Qui nella luce di tutto ciò il cavallo che è stato sacrificato da Kasparov non può essere preso dal nero senza appunto, incorrere in seri problemi. In realtà qui Karpov ha giocato C3. Per prima cosa cerca di, di sbarrare in parte l'attività di questa alfiere. Ovviamente abbiamo detto che il cavallo è inchiodato, quindi in realtà questo pedone al momento sta abbastanza bene dove sta, anche se sembra che ha due attaccanti su di esso, in realtà questo cavallo è inchiodato e quindi non, non lo potrà prendere. <coughs> bene giocata però cavallo F5. Quindi il bianco si è appena liberato questa colonna e ha spostato il cavallo via quindi potrà eventualmente in futuro sfruttare anche questa colonna per ulteriori attacchi. Quindi per il momento si disinteressa dell'alfiere che viene preso, viene preso e qui probabilmente era la mossa migliore. Difatti, comunque, segue però donna g4 con l'idea di entrare in h4 a fare qualche pasticcio e inoltre difende anche il cavallo in E4 qui il nero si trova però in una situazione un po' brutta diciamo non ha mosse buonissime da fare diciamo non può in, in alcun modo evitare che il bianco entri sulla colonna H pertanto gioca al c8 con l'idea di magari attaccare questo cavallo in futuro o eventualmente la donna bianca ma qui il bianco gioca donna H4 e attacca dando scacco il re avversario. Per difendersi Karpov decide di frapporre la torre, anche perché altre mosse potevano essere Re G8, ma qui il nero va a stare ancora peggio, perché dopo Re H2 che in qualche modo schioda questo cavallo, e difatti, se, se il re fosse rimasto in G1 se in caso di mossa di questo cavallo il nero avrebbe potuto catturare in E1 dando scacca e quindi guadagnando un tempo. A questo punto, um, il nero è praticamente perso perché, ad esempio, dopo cavallo D3 seguirebbe cavallo G5 appunto, si è liberato di questo problema. E qui, ovviamente, sta minacciando matto in 1. Quindi il nero dovrà prendere qualche provvedimento per difendersi. La migliore per il nero è donna G6 che, comunque, permette, ad esempio, al bianco di catturare intanto questo eh, questo cavallo, minacciando quindi eventuali scacchi di scoperta e seguire la ca cattura della donna nera. Qui, quindi, eh, il nero sposta la propria donna in H6 per evitare. Questa cosa, ma comunque la donna è sempre in presa e non ci può fare niente. Qui il bianco la cattura, torre per H6. A questo punto il bianco è ripassato in vantaggio di materiale e, e quindi vi, probabilmente vincerà la partita. E abbiamo visto donna H4 scacco, qui viene giocata torre H6 per diciamo, frapporsi su questo attacco. E qui il bianco gioca cavallo per h6 che quindi riguadagna la qualità, avendo già perso un pezzo, riporta parzialmente in parità la situazione. E g per h6. A questo punto, come abbiamo visto prima, una mossa conveniente per il bianco è re h2 che quindi sblocca il cavallo che è in E4. Altrimenti, non avrebbe potuto catturare la torre con scacco una volta che il cavallo si fosse mosso. Qui Karpov gioca donna H5, una mossa che ricentralizza la donna e comunque mantiene un minimo di pressione su questo cavallo che è ancora diciamo inchiodato. Cavallo G5. Questa è una mossa molto interessante, infatti pone il cavallo in attacco, il nero non può catturare ne uno perché seguirebbe Matto immediato con cavallo F7. Inoltre, questo cavallo minaccia questo attacco doppio a re e donna. Quindi, se ad esempio anche il nero cattura il cavallo, c'è questo pedone che anch'io ho dato. Semplicemente il bianco può catturare di torre e, e semplicemente guadagna una donna. Quindi, che fare? Qui, ovviamente. Karpov ha deciso di togliere la donna dalla minaccia dell'attacco della torre e portarla in F6 che è comunque una posizione che sta difendendo sia questo attacco di cavallo che questo pedone anche se ovviamente era già difeso dall'alfiere. A questo punto torre e 8. Il bianco si infila in questa potente casa avanzata nel terreno del nero sfruttando il fatto che questa alfiere sta bloccando L'attacco della torre avversaria alfiere f5 nel, nel disperato tentativo di portare un altro pezzo in difesa il nero addirittura scopre la propria torre all'attacco dell'avversario ma comunque in qualche modo difenderebbe un po' meglio il proprio re potendo eventualmente interporre questa alfiere mossa alfiere f5 inoltre interrompe la linea d'attacco di questo l'alfiere campo del bianco inoltre minaccia di catturarlo a questo punto Kasparov il bianco si sarebbe potuto accontentare di catturare la torre in a8 per finire praticamente in parità materiale e nel caso che il nero avesse catturato l'alfiere mb 1 ci sarebbe stato matto un po' che mosse ad esempio con cavallo f7 scacco qui il bianco sta eh, speculando sul fatto che questa donna è sovraccaricata nel difendere entrambi questi punti quindi dopo che la donna cattura il cavallo segue donna per h6 questa alfera è inchiodata e quindi non la può catturare alfera h7 si frappone e aumenta un difensore su questa linea ma qui semplicemente il bianco può buttare tutti i pezzi addosso e dopo queste mosse l'unica che rimane è frappore l'alfiere e segue il matto subito dopo <coughs> Qui piuttosto che finire in questo, in questo finale, Kasparov decide quasi di chiudere in bellezza. E dopo Alfiere F5 gioca una mossa incredibile: Donna per H6, che è un sacrificio di donna. Addirittura ci sono due pezzi sopra. Ora, vabbè, questo Alfiere è inchiodato, quindi non lo potrà prendere, ma la donna potrà prendere. La donna del bianco, ora voi immaginatevi come potrà essere a, in una partita decisiva per la finale del, del, del titolo mondiale trovarsi in una posizione come il genere e decidere di sacrificare la propria donna. Beh, ecco, questa è la faccia che ha avuto Kasparov in questo momento. Ecco guardate come con nonchalance decide di giocare donna per H6. A questo punto Karpov risponde con l'unica mossa sensata donna per H6 e quindi accetta il sacrificio. Ora, ovviamente qui il bianco ha subito cavallo F7 scacco che eh, permetterebbe immediatamente dopo di ricatturare la donna, tuttavia al costo di un cavallo perché qui il nero gioca re H7 e quindi potrebbe ricatturarlo. Difatti riprendere la donna immediatamente non è buono perché segue innanzitutto torre per H8, quindi il bianco perde questa torre e poi inoltre ha ah, il cavallo minacciato, d'accordo può catturare l'alfiere, però qui praticamente il materiale torna quasi pari, anzi probabilmente il nero sta meglio, quindi Kasparov aveva sicuramente qualche trucco in più nel proprio carniere. Infatti gioca prima al fere per F5 con scacco. E qui il nero ha praticamente un'unica mossa, che è donna G6. Infatti il eh, nero non poteva muovere in alcuna casa. A questo punto Kasparov gioca al fere per G6, si riprende la donna e dà anche scacco. Sarebbe stata addirittura meglio torre per G6 perché alla mossa successiva minaccia un, uno scaccomatto di scoperta rispostando la torre. Infatti, qui l'unico modo per difendere è quello di giocare, donna, il, di giocare il pedone in B1 quindi probabilmente a Donna dopo che il bianco lo cattura, seguirebbe cavallo F4 in modo da rispondere al, allo scacco di scoperta successiva con cavallo F3, eh, D3, scusate, di modo da interporsi su questa linea d'attacco. Ad ogni modo, qui il bianco giocatore per A8. E si trova con un vantaggio eh, di posizione notevole. Comunque, dopo Alfere per G6, Karpov gioca Re G7. Non ha a questo punto molte opzioni. E qui il bianco cattura torre per A8. Se vedete, il materiale a questo punto è praticamente tornato in vantaggio per Kasparov. Qui viene giocata Alfere e 7 cercando di sviluppare il possibile l'unica speranza per il nero a questo punto è riuscire a promuovere questo pedone ma sarà difficile finché questa alfiere rimane in questa posizione difensiva quindi viene giocata torre B8 che in questo momento minaccia il cavallo anche se è difeso A5 il nero tenta in tutti i modi di rafforzare le difese di questo cavallo che sta proteggendo il proprio pedone ma qui segue la mossa che praticamente fa finire la partita. Alfiere E4 scacco, ovviamente scacco di scoperta una volta rimosso l'alfiere da questa posizione. Qui qualunque cosa faccia il nero a questo punto la più conveniente è quella di far fuori il cavallo. Ma qui segue Alfiere per D5 scacco con Karpov che si arrende. Difatti cosa succede? Qui se il nero vuole rimanere con un minimo di materiale dovrà ricatturare l'alfiere, altrimenti abbiamo eh, due torri e un alfiere contro due pezzi leggeri da parte del nero. Tra l'altro, questo è scacco, quindi non può promuovere immediatamente, e la mossa successiva il bianco può tornare in difesa o con l'alfiere o con la torre. Quindi, non ci sarebbe stata alcuna speranza per il nero di eh, portare a donna il proprio pedone. Infatti qui la migliore addirittura è Cavallo per D5, a cui però segue Torre per B2 e qui vedete due torri contro due pezzi leggeri, tra l'altro anche due pedoni in più per il bianco, il nero non ha alcuna speranza.